Il caffè. Il caffè per noi è una passione che vogliamo mantenere seguendo la tradizione. E qual è il miglior metodo se non con una tostatura legna? Una tostatura legna perché? Perché intanto il calore prodotto dalla combustione della stessa avvolge il chicco senza stressarne la parte esterna, ma penetrando al suo interno in modo tale da riuscire a toccare, a soleticare, a far reagire tutti gli zuccheri presenti nello stesso, in modo tale da esaltarne le proprietà organolettiche. La fiamma viene fatta con una legna di faggio, legna che ha la caratteristica di non avere un odore particolarmente forte, quindi che non va ad intaccare quello che è il normale aroma del caffè, e il suo calore è secco, quindi se la tostatura, se il processo di tostatura è anche un processo di essiccazione, noi riusciamo a far evaporare tutta l'acqua, tutta l'umidità presente all'interno del chicco in modo tale da preservarne poi anche la durata nel tempo. Di caffè ne esistono tantissimi, quelli che usiamo noi sono selezionati grazie ad una esperienza che abbiamo maturato nel corso degli anni, andando ad attingere da origini che possono provenire dal sud-est asiatico, dall'Africa, dal Centro America, dall'America Latina, e proprio perché il caffè nasce e cresce e vive e si sviluppa in posti diversi, quindi in ambienti diversi, altitudini diverse, noi lo tostiamo per singola origine, avendo sviluppato per ciascuna di esse una curva di tostatura ed una temperatura di estrazione che possano esaltarne le proprietà organolettiche. Il caffè arriva a Trieste compiendo un viaggio che parte dall'Africa, più precisamente dall'Etiopia e dal sud del Sudan. Passa poi per Costantinopoli. Ci sono tracce di botteghe nel 1500 a Venezia, di altre botteghe nel 1600 a Vienna. E sta di fatto che all'inizio del secolo scorso a Trieste viene aperta la prima borsa del caffè, e ponendo Trieste come il più importante porto per quanto riguarda questa materia prima di tutto il Mediterraneo. Ancora oggi circa il 30% del caffè importato in Italia passa per il porto di Trieste. Il processo di tostatura dell'antica tostatura triestina è un matrimonio tra tecnologia e parte umana. La tecnologia è quella con la quale sono costruiti i nostri impianti, impianti che sono all'avanguardia e che garantiscono la massima sicurezza alimentare. La parte umana invece è data dall'esperienza e dalla passione degli operatori che vi operano, che potendo toccare con mano i chicchi che si tostano riescono a comprenderli e a capire quando sono pronti. Una volta che il caffè è pronto, viene scaricato su un piatto di raffreddamento. Una ventola, aspirando l'aria dell'ambiente, fa sì che la stessa raffreddi il caffè, bloccando il ciclo di tostatura. In questa fase il caffè è estremamente igroscopico. Utilizzando l'aria anziché l'acqua, si evita il fatto che i chicchi riassorbano acqua e di conseguenza umidità, vanificando quello che è stato il processo di tostatura. Il caffè poi viene stoccato in silo separati e soltanto nel momento della composizione delle miscele le varie tipologie vengono mescolate per creare un equilibrio tra i vari aromi dei caffè utilizzati. Sono tanti i gusti che si possono ritrovare nel caffè. Con la composizione delle nostre miscele cerchiamo di fare in modo che possano essere percepiti tutti, creando un equilibrio gustativo che di volta in volta può essere predominante in una di queste.